Tutta la nostra vita è organizzata attorno al respiro. Saper gestire il proprio respiro permette di sperimentare stati di coscienza molto diversi l'uno dall'altro. Più libero e profondo è il respiro, più saremo in grado di accogliere e integrare parti inconsce della coscienza. Una respirazione rapida e profonda si presta a sostenerci nell'attività fisica, nello sport e nelle meditazioni attive. Per espandere il rilassamento è necessario che il respiro sia lento e profondo e accada come pratica cosciente quando siamo raccolti in noi stessi, liberi da stimoli esterni. È utile esercitarsi ed espandere il diaframma e il ventre nell'inspirazione. In questo modo i polmoni possono riempirsi di più e hanno così modo di espandere maggiormente il respiro nel corpo. Il risultato contrario si ottiene respirando con il petto in fuori e la pancia in dentro, che favorisce una immagine più fiera, ma non contribuisce al rilassamento. Quando vuoi rilassarti, inspira lentamente attraverso il naso, gonfiando la pancia come un palloncino, ed espira lentamente attraverso la bocca, lasciando che il palloncino si sgonfi. Questa avrà un'ottima influenza sul tuo lasciarti andare e indurrà una serie di cambiamenti a beneficio del tuo corpo. Queste variazioni nei ritmi corporei sono molto utili per indurre lo stato di trance. Se ti è piaciuto questo audio, metti mi piace, e se vuoi approfondire come aumentare la tua capacità di rilassamento, seguimi sul gruppo Facebook Oltre le porte del tempo, oppure visita il sito www.paolofendoni.com.